Ciao ragazzi, oggi mi è successa una cosa su Facebook incredibile. Ero sul mio profilo e vedo una richiesta d'amicizia arrivare. Mi succede spesso, però questa volta era un po' particolare. Niente, fatto sta che io subito mando un messaggio dove bene ho scritto: ciao, ci conosciamo, grazie dell'amicizia, per sapere come mai mi aveva inviato questa richiesta. Guardate un po' cosa è successo, sentite un po'. Allora, ha risposto dopo circa 15 secondi, dove non ha fatto altro che dire: ciao, guarda un po', questa è l'azienda più pazzesca, più produttiva, più redditizia del mondo, ta bla bla ta 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 ba ba bo 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 ba. Di tutto e di più in questa azienda c'era. Fatto sta che spamming forever, tutta forza, spamming totale, dove io ancora non ho risposto neanche se ero interessato alla sua opportunità. Subito boom, piazzato lì lo spamming. E niente, fatto sta che io ho detto: guarda, io non sono d'accordo, può essere il business più pazzesco di questo mondo, magari è il più interessante, ma dal modo in cui tu me l'hai proposto non mi interessa, perché è proprio questo il messaggio che vi voglio mandare in questo video. In effetti è l'importanza e il valore delle persone, non l'azienda. Cioè, mai mettere la propria azienda prima di voi. Cioè, io magari con questa persona avrei potuto imparare, sarei potuto crescere, però diciamo, lui ha dato più importanza alla sua azienda anziché a se stesso. E siccome eticamente parlando io non personalmente non sono molto d'accordo su questo punto di vista, ho imparato dalle esperienze che mai mettere prima di tutta la propria azienda sì, boom, di fronte e poi noi. Ok, in questo video vi consiglio veramente di mettere prima voi e poi magari la vostra azienda, dopo aver capito un'esigenza particolare della persona in cui noi stiamo parlando. Magari si crea un'amicizia, modi di pensare, si crea unione, escludendo l'azienda. Poi se entra in gioco l'esigenza, ecco che lì magari possiamo, tra virgolette, proporre la soluzione, perché uscirà fuori il problema e noi daremo la soluzione. Ma ancora lì, se non abbiamo la soluzione, che è il nostro sistema di network marketing o il nostro business online che sia, non per questo dobbiamo allontanarci dalle persone, perché come ho detto prima si crea unione e possiamo imparare da altre persone che fanno altri tipi di business. Non si finisce mai di imparare. E come mi è successo qualche giorno fa, di parlare con una persona interessantissima che ha creato sistemi di business online totalmente da solo, e quindi io da queste persone ho da imparare, anche se io la mia idea, la mia filosofia è puntare molto sull'unione, ma non per questo io la allontano come persona, perché sono sicuro che da esso posso imparare e crescere io personalmente. Quindi, da che cosa abbiamo imparato in questo video? Non spammate la propria azienda, valorizzate le persone e soprattutto voi stessi. Quindi vi lascio con questa grandissima nicchia di informazione preziosa. Se volete iscrivervi al mio canale YouTube, iscrivetevi assolutamente, seguitemi nella mia sfida, aggiungetemi alle cerche di Google+, se volete anche voi scoprire come generare la vostra rendita automatica, clicca proprio qui sotto nella descrizione. Ci vediamo domani con la sfida. Ciao!